Buonasera a tutti, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, oggi andiamo a commentare la vittoria del Pisa su Lecce. Io ragazzi non ci avrei scommesso un centesimo, questo è poco ma sicuro. Io avevo detto se la spanghiamo con un pareggio, tanto, e invece mi devo ricredere, perché oggi ragazzi siamo scesi in campo con le idee giuste e la mentalità giusta. Questa squadra veramente, questo il Pisa che deve essere, questo il Pisa che è veramente una concentrazione buona sotto ogni punto di vista, ottima sotto ogni punto di vista. Bene D'Angelo, allora bene Vito, bene Soddimo, bene Caracciolo, bene Gucker. Oggi Gucker secondo me ha fatto vedere veramente il meglio di sé. Io penso che sia una delle partite che abbia giocato al meglio, e ma poi bene tutti, nel senso, non che dire, cioè in difesa ineccepibile sotto ogni punto di vista, bene tutti, bravi tutti, andiamo a vedere. Pronti, attenti, via Marin, rinvia Soddimo, scusate, aggancia e in sacca, e siamo al secondo minuto del primo tempo. Pisa si vede subito che è concentrato, non lascia spazio a Lecce, controllo completo del centrocampo. Lecce non trova la via di fare niente, neanche un affondo, qualcosina, ma niente di che, non impensierisce minimamente il nostro Simone Perilli di oggi, bravo. Beh, poi si va avanti e alla fine Gucker sul passaggio di Soddi, Gucker dai 13 metri lascia andare un siluro che finisce all'incrocio dei pali. Gabriel sta ancora pensando da dove è arrivata la palla e siamo su 2-0. Io direi che primo tempo dominato dal Pisa, dominato sotto ogni punto di vista, sotto ogni aspetto. Scendono le squadre, scendono gli spogliatori, sul 2-0 per il Pisa. Poi chiaramente era da immaginarselo, inizia la ripresa e giustamente il Lecce mette in campo i due giocatori migliori, e cioè Mancosu e Coda, ma era inevitabile, voglio dire. E niente, si va avanti, Pisa si mangia il gol con Palombi, 55esimo, si allunga troppo la palla, vabbè. Poi al 58esimo ancora Gucke, nonostante l'ingresso in campo di Mancosu e Coda, il Lecce non riesce a fare niente, praticamente niente, un paio di tiri ma cose da poco. La difesa ragazzi del Pisa oggi non ha lasciato spazi di niente, non ha concesso niente e non ha sbagliato niente, ma niente di niente, indipendentemente da tutto. E questo lo spirito, che lo spirito combattivo, perché quando si ha lo spirito combattivo e quando si è concentrati su quello che si deve fare, io l'ho sempre detto, voi andate a vedere i miei video, io l'ho sempre detto, non ce n'è per nessuno, perché questi ragazzi quando scendono in campo con la testa sulle spalle e scendono in campo con le idee giuste, non c'è niente da fare, e oggi questa ne è la dimostrazione. Comunque
il mister poi sostituisce, insomma, fa le sostituzioni. Io speravo che entrassi Billy, io mi sono sentito anche con gli amici, e devo dire la verità, ma non perché Gukre e Sodium abbiano giocato male, ma assolutamente no, però nel senso io ho detto spero che il mister dia spazio anche a Sibilli, perché oggi Sibilli, ho detto se entra in campo Sibilli oggi segnerà un gol, e tanto è stato, perché insomma Sibilli su assist di Vido al 67esimo sacca al limite dell'area. Beh, siamo sul 3-0. Io a questo punto, cioè siamo al 70esimo, io direi che la partita a questo punto, a meno che non ho sentito, io ho detto, a meno che non succeda chissà quale catastrofe greca, cioè la partita dovrebbe essere del Pisa. E infatti così è stato. Sì, poi diciamo Lecce ha, insomma, ha cambiato tutto il centrocampo, ma non a quel punto non, cioè, non la poteva più ribaltare, ecco, secondo me, perché cioè, oggi era un Pisa veramente inarrestabile, ripeto, un Pisa inarrestabile. E questa è la, diciamo così, questa è la filosofia, questa è la filosofia con cui Pisa deve scendere in campo. Io non dico in ogni gara, ma sempre, sempre, indipendentemente da tutto, questa dovrebbe essere la filosofia giusta, questa è la filosofia giusta, ragazzi, perché Pisa, io l'ho detto, non si meritava, insomma, la classifica, non si meritava di prendere tutti questi gol, io direi che il mister e la società hanno fatto bene a non dare la possibilità di fare commento, concentrati, chiusi, e va bene così, perché alla fine è la concentrazione che ci devi mettere nelle partite, e avendo questa concentrazione sicuramente il Pisa andrà lontano. Ora io non dico, ma la salvezza, se si va avanti così come abbiamo giocato queste ultime quattro partite, è sicuramente, diciamo così, blindato. Ecco, è, diciamo, blindato. Dirà che, ripeto, ci vogliono, insomma, cioè ci vuole un rinforzo comunque, perché ci vuole, ora indipendentemente da tutto, ci vuole anche per dare la possibilità al mister di dare i cambi, insomma, quando ci devono essere, e via via discorrendo, ecco, insomma. E niente, ragazzi, che dire più, io per questa disamina di oggi la chiuderei qua, e abbiamo la prossima martedì incontreremo il Chievo del mio amico Gabriele, e sarà una bella partita, insomma. E che dire più, in classifica siamo saliti 17 punti. Bene, io sono contento, perché insomma bisogna sfruttarle tutte queste occasioni, bisogna sfruttarle tutte, perché i punti ci servono, i punti occorrono per non trovarci poi magari alla fine imbischiati in play out e cose varie, insomma, quindi bene così, lottare su ogni partita. I ragazzi devono lottare, è questo quello che il tifoso vuole, il vedere i giocatori lottare. E oggi veramente non si è tirato indietro nessuno, e D'Angelo bene, perché dalla panchina dava le indicazioni giuste, bene così, insomma, diciamo che Pisa ha dominato questa partita, l'ha dominata dall'inizio alla fine, direi bene così, perché non abbiamo preso neanche un gol, quindi dimostrazione che quando ci si mette la testa giusta e diciamo così la testa attaccata al corpo, si riesce a fare delle belle partite. Bene ragazzi, io per questo video chiuderei qua, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto,
E che dire più? Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Grazie e alla prossima.